Il mio ruolo è quello di parlare di contraccezione. Farei prima una premessa e vorrei la vostra attenzione qua, perché vi do dei dati che a mio avviso sono molto importanti. Perché siamo qua? Voi sapete che esiste una legge italiana che viene chiamata legge 194, che tutela l'interruzione volontaria di gravidanza, ovvero l'interruzione sotto la potestà materna della gravidanza in atto vitale entro il 90° giorno del concepimento. Il 90° giorno del concepimento corrisponde a 12 settimane complete. È una legge che è stata introdotta nel 78 e che negli anni ha avuto questo tipo di andamento. In 30 anni circa c'è stato un decremento del 50%, quindi si è dimezzata come entità. Considerate che per poter parlare di interruzione di gravidanza si parla di tasso di abortività, che è un indice importante per fare dei confronti tra Stato e Stato, nazione e nazione, tra regione e regione. E per tasso di abortività si intende il numero di interruzioni di gravidanza per 1000 donne in età feconda, dove l'età feconda è compresa tra i 15 e i 49 anni. Mi ero già posto il problema, ma rispondo anche a delle domande che ho visto. Parlare di legge 194 e di interruzione di gravidanza per voi forse può essere un qualcosa in astratto, non si riesce a focalizzare bene che cos'è questa cosa. Questa cosa la comprendete meglio adesso che avete visto il filmato della dottoressa Lesca piuttosto che della dottoressa Arrigoni, e corrisponde ad aspirare dall'interno dell'utero il prodotto del concepimento, dove per prodotto del concepimento si intende questa cosa che vedete nella foto, ovvero un essere che ha un battito cardiaco, che ha una testa, che ha un tronco, che ha 12 settimane anche 4 arti e che ha un cuore che pulsa. Se potessimo tenerlo tra le mani avrebbe queste caratteristiche, sarebbe nel nostro pugno. E senza voler colpire troppo la vostra sensibilità, questo corrisponde a quello che un medico come me vede comunemente in sala operatoria in seguito ad un'interruzione di gravidanza, ovvero il prodotto del concepimento triturato dall'aspirazione dell'istrosuttore che aspira il contenuto dell'utero. Questo per capire che cos'è l'interruzione di gravidanza. L'Italia ha un tasso di abortività che nella media, secondo quelli che sono i dati del Ministero della Salute, sono del 10.3 per mille. È un tasso che in Europa si pone a livelli più bassi, sicuramente molto inferiore a federazioni come la Russia, e che quindi comunque ci dicono che in Italia non siamo ai vertici, nella hit parade, almeno in questo, del tasso di abortività. Se però andiamo a vedere cosa succede in Italia, noi vediamo che il Piemonte è tra le regioni d'Italia che ha il maggior tasso di abortività. Allora, la premessa è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità pone come punto di riferimento per il tasso di abortività l'8.5 per mille. L'8.5 per mille corrisponde ad una abortività che permette l'incremento della natalità. Ok? Sopra questo valore ovviamente le due cose si pareggiano e a volte si può arrivare ad un aumento dell'abortività rispetto alla natalità. Il Piemonte nel 2010 aveva questo valore che è 10.4 per mille, nettamente superiore alle province e alle regioni, scusate, vicine come la Valle d'Aosta, la Lombardia e la Liguria. Nei dati del Ministero della Salute del 2011 scendiamo un attimino, siamo al 9.9, ma comunque rimaniamo intorno al 10 per mille e quindi vediamo che invece il Piemonte è nella hit parade dell'italiano sul tasso di opportunità. Se poi andiamo ad analizzare meglio i dati, vediamo che
negli anni, nei 30 anni che abbiamo analizzato, c'è stata sicuramente una riduzione del tasso di abortività nelle fasce di donne più anziane, mentre si è sempre mantenuto alto il tasso di abortività nella fascia di età che sta tra i 20 e i 29 anni. Il Piemonte in questo caso è ancora nella hit parade, nel senso che le IVGC, ovvero le interruzioni volontarie di gravidanza, si concentrano soprattutto nella fascia di età tra i 20 e i 29 anni e quindi equivale a dire la fascia di età che sta immediatamente dopo la vostra. Non abbiamo il tasso di abortività della città di Vercelli e della provincia di Vercelli, abbiamo il rapporto di abortività, dove per rapporto di abortività si intende il numero di interruzioni di gravidanza per 1000 nati vivi. Allora, Vercelli non ha una grossa natalità, è del 7.4 per 1000. L'anno scorso c'è stato un calo delle nascite in linea assolutamente col calo della natalità che c'è stato in tutta Italia. Quest'anno raggiungeremo ancora i 750 circa, ma quello che volevo farvi vedere è che se diminuiscono le nascite non diminuiscono gli aborti, che mantengono sempre dei valori molto alti. E se noi andiamo a fare questa proporzione, cioè il rapporto di abortività, vediamo che lo scorso anno Vercelli ha avuto un valore del 337 per 1000, che è nettamente superiore alla media italiana, che è di 207 per 1000. Ergo, non possiamo fare gli struzzi, perché siamo di fronte a un alto tasso di abortività di tutta la regione, un altro rapporto di abortività nella città di Vercelli e soprattutto un'alta percentuale in età giovanile, che è la vostra età. Un'altra premessa fondamentale. L'individuo che si affaccia sul mondo, e quindi un individuo come voi che deve fare delle scelte, ha una serie di fattori che influiscono sul vostro pensiero, sul vostro modo di essere, che sono i più disparati, che provengono da una parte dall'educazione che voi ricevete non solo in ambito scolastico ma anche a livello familiare. Sicuramente influiranno poi le vostre esperienze di vita, sicuramente tutti i dati scientifici che potete trarre in ogni occasione, come può essere questa, su questi ci sarà il filtro del credo politico, perché prima o poi anche voi avrete un credo politico e una scelta politica, ci saranno anche il vostro filtro del credo religioso, perché ciascuno di noi può averlo o non averlo, ma comunque ci sarà un filtro da questo punto di vista, ma tutto ciò si dovrà poi confrontare con la vostra coscienza. E questa è la premessa. Su questo lato fondamentale, considerate che noi quando parliamo di sessualità, di riproduzione, di concepimento, eccetera, parliamo fondamentalmente di donna, di femmina dell'Homo sapiens. E la donna è depositaria del processo fisiologico della riproduzione, pertanto la natura l'ha resa più resistente per garantire la prosecuzione della specie. Fin da quando siamo nel ventre materno, la femmina ha una capacità di sopravvivenza, di resistenza che è superiore al maschio. Siamo più longevi, viviamo di più. Questo perché la natura ha voluto che noi potessimo sempre poter assicurare il prosieguo della specie. Questo fa sì che la sensibilità della donna rispetto all'uomo, di fronte a una gravidanza o dentro una gravidanza, è necessariamente differente da quella del maschio. Perché indipendentemente da tutti i fattori politici, religiosi, l'etnia, la lingua, la razza, metteteci quello che volete, ma una donna che ha una vita dentro è una mamma, ed è una mamma in tutto il mondo, in tutte le lingue,
ragazze in tutte le regioni, in tutti i credi politici. E sicuramente, questo rispondo a delle domande che ho letto poc'anzi, una interruzione volontaria di gravidanza non potrà in qualche modo non lasciare un segno su quella donna. Non lo potrà. Sia dal punto di vista, se non è dal punto di vista fisico, lo lascerà comunque dal punto di vista psichico. E noi siamo qui proprio per questo, per evitare che l'interruzione di gravidanza diventi il primo baluardo contraccettivo di ogni donna, ma soprattutto per evitare che lasci su di essa un ricordo indelebile, mettendo indelebile tra virgolette. Detto questo, arriviamo a bomba. Come evitare una gravidanza indesiderata? Allora, cominciamo da take home message. Ciascuno di voi fra poco si affaccerà al mondo universitario, comincerà ad andare a convegni, congressi e dovunque voi andiate, è importante sempre portarsi a casa qualcosa, ovvero portarsi a casa un messaggio. Questo è un messaggio fondamentale. Noi parliamo di contraccezione e dobbiamo distinguerla dall'intercezione e dalla sterilizzazione, e rispondo anche qui ad alcune domande che ho letto. La contraccezione è il blocco temporaneo reversibile del processo fisiologico della riproduzione attraverso l'utilizzo di metodi che interferiscono con la maturazione gametica e o col processo di fecondazione. Quindi siamo nella fase, se avete visto i filmati vi dicendo, degli spermatozoi che arrivano all'arrembaggio, che arrivano a livello praticamente del gameta, ma qui a questo punto ci fermiamo. Non c'è il concepimento, ok? Questa è la contraccezione. L'intercezione è invece impedire l'impianto in utero dell'uovo fecondato. Quindi dopo che, quando vedevate gli spermatozoi che picchiavano dentro l'ovocita e dentro, dopo che sono entrati, dopo che c'è stato il concepimento. La sterilizzazione invece è indipendente dall'uno o dall'altro concepimento o meno, ma è proprio il blocco irreversibile del processo riproduttivo. E noi non ne parliamo oggi. Chi ha bisogno di contraccezione? Ogni donna che in età fertile ha dei rapporti sessuali e non desidera una gravidanza. Ok? Qual è il miglior metodo contraccettivo? Possiamo dire che non esiste il miglior metodo contraccettivo, perché per ciascuna donna il miglior metodo contraccettivo è quello che è medicalmente appropriato, e qui sottintende che deve essere in qualche modo consigliato molto spesso da un medico o comunque dopo un counseling con uno specialista, efficace nel prevenire una gravidanza, usato in modo continuativo e corretto, e soprattutto soddisfacente, dove per soddisfacente io intendo non solo soddisfacente per il proprio fisico, per la propria salute, per quant'altro, ma soddisfacente anche perché risponde a tutta una serie di fattori che vi ho fatto vedere, che sono la scienza, la coscienza, il credo religioso, il credo politico e quant'altro. Da un punto di vista prettamente scientifico, il miglior metodo contraccettivo deve avere queste caratteristiche. Deve essere accettabile, deve essere reversibile, deve essere innocuo, per la salute ovviamente, ma deve essere soprattutto efficace. In medicina l'efficacia viene estrapolata da un numero semplice che si chiama indice di Pearl, dove per indice di Pearl si intende il numero di gravidanze che insorgono in 100 donne che utilizzano un certo contraccettivo per un anno. E per essere un buon contraccettivo l'indice di Pearl deve essere inferiore a 2. Memorizzate questo concetto, perché nella carrellata sui metodi contraccettivi voi vedrete sempre il numerino, e sulla base di questo numerino capirete se il metodo contraccettivo è efficace oppure no. Take home message.
Esistono tre tipi fondamentali di contraccettivi: i naturali, i barriera e gli ormonali. Analizziamoli tutti e tre. I metodi naturali sono basati fondamentalmente sull'osservazione dei segni e dei sintomi della fase fertile, quelli di cui vi ha parlato la dottoressa Moruso, e vengono distinti, probabilmente li ricordate a orecchio, a mente: il metodo del calendario, Ginocnaus, il metodo del muco cervicale o di Billing, il metodo della temperatura basale. C'è poi il metodo persona, e qua rispondo ad altre domande di cui parleremo. Allora, i metodi naturali si basano ovviamente sull'astinenza, cioè dall'assenza fondamentalmente di vita sessuale, di rapporti sessuali, durante quelli che vengono definiti i giorni fecondi della donna. Nello Ginocnaus i giorni fecondi vengono distinti in base al calendario mestruale. Nel metodo Billings, in base alle caratteristiche del muco cervicale. Nel metodo della temperatura basale, i giorni fertili vengono identificati controllando l'andamento della temperatura basale corporea, che è praticamente la rilevazione della temperatura a livello della vagina al mattino, prima ancora di aver fatto qualunque tipo di attività, anche il caffè, ok? Questi vengono riassunti in un'unica slide, e come vedete molto spesso i metodi naturali vengono associati anche al metodo del coito interrotto per poter abbassare l'indice di Perl, perché i metodi naturali hanno di per sé un indice di Perl che è superiore a 20. Il metodo del calendario è quello che fondamentalmente fa il calcolo dei giorni fertili su un ciclo che viene definito di 28 giorni. Già questo comporta che la donna debba avere un ciclo regolare, ok? Perché se è irregolare, già cominciamo a fare i conti un po' in maniera approssimativa. L'astinenza in una donna che ha un ciclo irregolare di 28 giorni va più o meno dal 10° al 17° giorno del ciclo, a partire dal primo giorno della mestruazione. Questo perché l'ovocita permane, sopravvive nella via genitale 24 ore e lo spermatozoo invece 48 ore. Quindi se consideriamo giornata zero l'ovulazione, dobbiamo aggiungerci più o meno 72 ore, ci viene fuori una settimana di fertilità. È ovvio che, come dice nella parte bassa della slide, se uno ha i cicli irregolari deve cominciare a sottrarre 11, mettere 28 di qui di là, e diciamo che il metodo non è assolutamente proponibile. Il metodo del muco cervicale invece si basa sulla esatta conoscenza del proprio corpo, cosa che vi posso assicurare le ragazze della vostra età non hanno sempre, perché scambiano le perdite di muco dell'epoca ovulatoria come delle perdite da infezione o perdite abnormi o perdite patologiche, cosa che invece è qualcosa di estremamente fisiologico. In epoca ovulatoria le donne perdono un qualcosa che è simile al chiaro dell'uovo, molto filante, molto abbondante. Questo dura circa 2-3 giorni e in quel periodo la donna è fertile, che significa che se cerca un bambino deve fare sesso in quel periodo, se non lo vuole lo deve assolutamente evitare. Il metodo della temperatura basale ve l'ho già spiegato: noi in epoca ovulatoria aumentiamo la temperatura basale di circa mezzo grado centigrado e dobbiamo. I rapporti possono essere definiti sicuri dopo almeno 72 ore da quell'incremento della temperatura basale. È ovvio che molteplici fattori possono influire sulla temperatura basale. Basta anche una corsettina in palestra la sera prima per modificare la temperatura basale, per non parlare di un'infiammazione ai denti o qualunque altra cosa che crei infiammazione. Questi metodi naturali. Nell'ambito dei metodi naturali c'è il metodo persona, che è un apparecchietto, tra l'altro neanche proprio a buon mercato, che potete comprare in farmacia, e che si basa sul dosaggio di alcuni cataboliti degli ormoni sessuali sulle urine, e che in base al campioncino di urine che voi mettete dentro l'apparecchietto persona vi dà una luce verde
oppure una luce rosa, quindi semaforo verde o rosa a seconda di avere i rapporti liberi e i rapporti protetti. Molto spesso le donne lo utilizzano esattamente per la ricerca di prole, però è ovvio che se utilizzato in maniera corretta, se la donna ha un ciclo regolare, perché anche questo è il fattore diciamo determinante, il metodo persona ha un indice di PER di 6, quindi abbastanza buono. I metodi naturali invece così a sé stanti hanno un indice di PER, come vedete, superiore a 20. Le considerazioni le trarremo successivamente, che sono queste fondamentalmente. Allora, in linea di massima i metodi naturali non sono indicati per una ragazza giovane della vostra età, per una serie di motivi. Primo, perché dal punto di vista fisiologico non sempre la donna giovane ha il ciclo regolare. In seconda analisi, perché non conosce ancora bene il proprio corpo, e ve lo posso assicurare, io sono ormai più di 20 anni che ho a che fare con le donne di ogni età e molto spesso le ragazze percepiscono come patologiche delle cose fisiologiche e viceversa, e questa è un'acquisizione che avviene col tempo, con gli anni, con l'esperienza, fattori che vi dicevo prima. Inoltre, di solito, in linea di massima, una donna giovane si accoppia con un uomo giovane che nella tempesta ormonale del testosterone non sempre è d'accordo sui periodi di astinenza. Inoltre, oltre alla percentuale di insuccesso, i metodi naturali non proteggono dalle malattie sessualmente trasmesse, argomento di cui vi parlerà il dottor Borré, ma che comunque rappresenta alla vostra età una problematica estremamente importante. Rispondo nel frattempo ad una domanda molto frequente che ho letto tra le vostre. La donna molto spesso, ma non solo alla vostra età, qualunque età, ha il concetto che se ha attività sessuale durante il ciclo mestruale si esenta da ogni tipo di concepimento, cosa più errata che ci possa essere, perché a volte in maniera random si può avere un'ovulazione anticipata e quindi si può avere un concepimento anche durante la mestruazione, magari negli ultimi giorni della mestruazione, perché comunque i metodi naturali non sono sempre applicabili se la donna non è un orologio svizzero, e in natura ogni tanto anche l'orologio svizzero può ritardare. Metodo del coito interrotto. Non voglio insegnarvi niente, però in linea di massima il coito interrotto è l'eiaculazione dello sperma al di fuori della vagina. Questo può essere valido solo se i rapporti sessuali hanno un intervallo di almeno 72 ore. E questo perché lo spermatozoo ha una sopravvivenza molto lunga, di 72 ore, e quindi permane nella via genitale molto spesso a livello del diverticolo uretrale o delle lacune di Morgani, tale per cui se non c'è stato questo periodo di astinenza, anche nella fase di eccitazione, prima ancora dell'eiaculazione, l'uomo può essere fertile. Memorizzate per cortesia questo, ok? Inoltre, e speriamo che parta, si possono realizzare queste situazioni. Adesso? Non ancora. Ah, di stupo. Lei prende la pillola? Ah no, non voglio mica restare sterile per sempre io. E come fate per il controllo delle nascite? Coito interrotto. Ah, ed è un metodo sicuro? Basta essere precisi e allenati. Adesso! Visto? Facile e sicuro. Ma non gli crea frustrazione, depressione? Ma no. No, no, no. Ecco, all'inizio c'è stato qualche piccolo errore. Dottoressa, la pillola può rendere sterile una donna? No, nel modo più assoluto. Anch'io la prendo. E quando con il mio compagno abbiamo deciso che fosse il momento giusto per avere un figlio, ho smesso di prenderla. Semplice, no? Allora, quello che si evince dal filmato è che il coito interrotto può ovviamente avere dei fallimenti, e quindi quello che in ragazzi e ragazze della vostra età
si suole comunque consigliare quando esiste, chiamiamola, una progettualità di vita, perché molto spesso può fallire. I metodi di barriera. I metodi di barriera sono le spugne vaginali, i condom, i spermicidi e i diaframmi. Sono i, diciamo, i più antichi metodi contraccettivi. Possiamo averne già notizia addirittura nell'Egitto dei Faraoni. Nell'Egitto dei Faraoni, questa è una curiosità, si utilizzavano delle spugne vaginali che venivano proprio messe in vagina a base di sterco di coccodrillo associato ad un'essenza di acacia. Questo comportava, e lo so ragazzi, però anche nell'antichità ci si è posto il problema delle nascite, o perlomeno di una sessualità che non venisse associata alla natalità, e quindi come tale già all'epoca venivano utilizzati questi intrusi strani che avevano il compito da una parte di bloccare la risalita degli spermatozoi e dall'altra, forse loro non lo sapevano ma noi adesso lo sappiamo, avevano il ruolo di modificare il pH della vagina creando un ambiente assolutamente ostile alla sopravvivenza degli spermatozoi. Non vi dico poi cosa facevano, cioè delle lavande vaginali a base di vino e finocchio, quindi voi immaginate, però per farvi capire che sin dall'antichità il problema della sessualità dissociata dalla riproduzione comunque c'è sempre stato ed era stato risolto con queste spugne vaginali. Attualmente non vengono più utilizzate e quindi evitiamo di proseguire sull'argomento. Quello che invece viene molto utilizzato è il condom, ovvero il preservativo, che è una guaina di gomma lubrificata con delle sostanze spermicide che protegge dalle malattie sessualmente trasmesse. Questo è inequivocabile e inconfutabile. Ha un indice di PER, però, come potete vedere, che è molto variabile, va da 0,2 a 2. Perché? Perché è così variabile? Perché la donna parte dal presupposto che l'uomo sappia utilizzare bene il preservativo, cosa che non è assolutamente vera. Questo può molto spesso rompersi o può addirittura rimanere dopo l'eiaculazione in vagina e questo ovviamente ne causa il fallimento. E molto spesso tutto ciò avviene per una cattiva manipolazione, per un errato posizionamento, per l'uso di lubrificanti che non sono appropriati o addirittura perché sono già scaduti. Oppure perché si creano delle situazioni come questa. Non prende la pillola? Oh no, non è naturale, ti scombussola, ti rende nervosa. E per evitare una gravidanza indesiderata come fa? Usiamo il preservativo. E mi trovate bene? Certo, ma sta bene, sai che è una portata di mano. E beh, ecco, non ce la fanno. Ma il vantaggio di usare i preservativi è che ci sono distributori ovunque. Proseguiamo. Allora, il preservativo può essere associato anche delle creme spermicide, che sono delle creme, dei gel, delle schiume, degli ovuli, che più ne metta, che devono essere inserite nella vagina prima del rapporto sessuale, che devono essere mantenute in sede per almeno 6 ore. Normalmente non si usano a sé stanti, ma vengono sempre associate o al condom o al diaframma di cui vi parlo adesso. E il fatto di essere associato uno all'altro fa modificare l'indice di PER. Se usate in maniera a sé stante hanno un indice di PER di 40, se lo associamo ad altri metodi di barriera l'indice di PER scende in maniera progressiva. Il diaframma, che forse non conoscete, è questo aggeggio che vedete nella foto che viene inserito in vagina prima del rapporto sessuale e che deve coprire completamente l'esocervice, dove l'esocervice è quella parte di collo che protrude in vagina. Ovviamente possono essere aggiunte delle sostanze spermicide. Diciamo che, punto uno, la donna innanzitutto può essere un rapporto legato alla passione momentanea, ma deve essere ovviamente un rapporto sessuale programmato. In seconda analisi, non sempre le ragazze, le donne sono in grado di inserirsi questo
dispositivo, o se lo inseriscono o lo inseriscono male, o se lo inseriscono o lo inseriscono bene, lo asportano prima delle 6 ore, e soprattutto oltre alla manualità non ci devono essere dei difetti del pavimento pelvico, per cui comunque deve essere sempre uno specialista a consigliarlo piuttosto che a sconsigliarlo. Se utilizzato nel modo corretto e associato a creme spermicidi, l'indice di Pearl è di 2/3. Andiamo a bomba, contraccezione ormonale. Distinguerei due grossi gruppi di contraccettivi: i contraccettivi su base progestinica e i contraccettivi su base estroprogestinica, che sono i due ormoni, gli ormoni che mi auguro conosciate adesso dopo la relazione della dottoressa Moruso, ma che sono gli ormoni fondamentali della vita riproduttiva della donna. La minipillola, che è il contraccettivo fondamentalmente costituito solo da progesterone, è una pillola che è particolarmente indicata, anzi quasi esclusivamente indicata, nella donna che allatta, perché durante l'allattamento non possono entrare e essere somministrate degli estrogeni che possono già determinare delle modificazioni nell'apparato genitale maschile, cioè se il bambino, se il neonato è un maschio, e che possono poi comunque interferire sempre nello sviluppo armonico sia di entrambi i sessi, per cui bisogna creare una situazione pseudogravidica con una pillola costituita solo da progesterone, che però ha degli effetti collaterali, come può essere lo spotting persistente. Spotting, per intenderci, è la perdita di sangue continua. Spot in inglese significa macchia, e quindi perdite di sangue di vario colore, che fra i anni sono un nome di lungo, per tutto il periodo mensile. Può dare anche una riduzione della libidine e anche depressione. Esistono in commercio anche dei preparati long acting che sono sempre comunque costituiti da progesterone, che vengono inseriti o a livello muscolare per 3-6 mesi piuttosto che a livello sottocutaneo per 5 anni, ma che hanno poi le stesse caratteristiche della mini pillola, quindi hanno molto spesso spotting persistente, diminuzione e riduzione della libidine. E libidine, per intenderci, è la voglia sessuale, cioè l'attrazione verso l'altro sesso, tanto per intenderci, e danno anche depressione, ok? Parliamo di adesso contraccettivi ormonali estroprogestinici, costituiti cioè dai due ormoni. E sono fondamentalmente 3, anche se il meccanismo d'azione è sempre lo stesso, perché sono sempre costituiti da questi ormoni. Uno è l'anello vaginale, che è un anello che si inserisce durante il ciclo mestruale, viene tenuto in sede in vagina per 3 settimane, si sospende una settimana, in quella settimana si ha il ciclo mestruale, è fatto di silicone molto malleabile, deve essere applicato in vagina in maniera anche molto facile dalla donna, non aumenta il rischio di infezioni e ha come principio base l'assorbimento degli ormoni attraverso le mucose vaginali. Il cerotto ha fondamentalmente le stesse caratteristiche, ma la sede di assorbimento è la cute. Il cerotto viene messo per 3 settimane e sospeso una settimana, rilascia entrambi gli ormoni, può essere applicato dappertutto meno che sul seno e ha lo stesso effetto contraccettivo. L'unica cosa è che cambia la sede di assorbimento: da una parte sono le mucose vaginali, dall'altra questa parte si tratta della cute, e nella classica pillola, la compressina che noi assumiamo, l'assorbimento è lungo la via gastrointestinale, quindi dall'intestino. E tutti e 3 sono costituiti da estrogeni e progesterone, e ovviamente ci sono delle controindicazioni, il che ci sta a indicare che la pillola non può essere presa al supermercato, ma deve essere comunque prescritta da uno specialista, il quale potrà ravvisare il soggetto che ha davanti se esistono delle controindicazioni, come ovviamente vabbè, la gravidanza, l'allattamento, ma anche controindicazioni legate a degli stati di salute particolari, in quanto la pillola agisce su 3 apparati fondamentali, che sono il fegato,
sono la via, diciamo, cardiovascolare e il sistema emocoagulativo, e quindi la donna che è davanti non deve avere problematiche su questi tre apparati. La pillola agisce su due livelli fondamentali, uno a livello centrale e l'altro a livello periferico. A livello centrale blocca l'ovulazione, cioè impedisce che vengano prodotti dall'adenoipofisi questi soldatini che danno l'ordine alle ovaie di funzionare o di non funzionare. In questo caso i soldatini danno l'ordine di non funzionare. L'altra via è quella a livello periferico, dove da una parte blocca e rende, diciamo, ostile il muco cervicale, impedendo la risalita degli spermatozoi. L'altra parte modificando, anzi immobilizzando completamente le ciglia della tuba che accompagnavano gli spermatozoi nella risalita, e d'altro canto creando delle modificazioni a livello uterino, trasformando quello che è un tappeto persiano in un tappeto da cucina, che è assolutamente ostile anche questo alla risalita degli spermatozoi. Il meccanismo d'azione lo capite meglio in questo filmato. Dottoressa, è vero che la pillola può avere effetti negativi sull'umore? Ma no, la nuova pillola è amica della donna anche in questo. Aiuta a regolarizzare il ciclo mestruale, annullando i dolori e gli sbalzi d'umore che esso provoca. La pillola lavora su diversi meccanismi, il che la rende uno dei contraccettivi più affidabili. Ecco come funziona. Durante i giorni fertili, il muco nella cervice diventa trasparente e fluido, permettendo agli spermatozoi di entrare nell'utero e di fecondare l'ovulo. La pillola aumenta la consistenza del muco, rendendo più difficile il passaggio degli spermatozoi. Inoltre, gli ormoni della pillola inibiscono l'ovulazione, perché mandano in vacanza gli ovari. Così non produrranno ovuli fino a che non sarà la donna a deciderlo. Ciò nonostante, la mestruazione avrà luogo regolarmente. Ma attenzione! La pillola non protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili, quindi in un rapporto occasionale è sempre bene usare anche il preservativo. Ok. La pillola ha sicuramente degli effetti collaterali e delle complicanze, dove per effetti collaterali si intendono dei sintomi e dei segni che comunque non mettono a rischio la salute della donna, mentre le complicanze possono creare dei gravi problemi per la salute della donna. E rimarco quindi il concetto: non si può prenderla al supermercato, ma deve essere prescritta da uno specialista, il quale saprà poi ravvisare questo tipo di problematiche, sia come effetti collaterali che come complicanze. Gli effetti collaterali li potete leggere, sono ovviamente il mal di testa, l'aumento dell'intensità mestruale, la diminuzione o addirittura l'assenza delle mestruazioni, il dolore mestruale. Sicuramente tra gli effetti collaterali, questi sono dei tabù culturali che ci portiamo avanti negli anni, la pillola non fa ingrassare, la pillola non fa venire i brufoli e manco far crescere i peli, e poi lo vedrete meglio nel prossimo filmato. Mentre la pillola può dare delle complicanze anche abbastanza severe, che sono soprattutto a livello del sistema emocoagulativo, come le emorragie, oppure può dare delle complicanze a livello soprattutto del sistema cardiovascolare, che devono essere immediatamente ravvisate da uno specialista. Pillola? No, io quella schifezza lì non la prendo mica. Qui per il controllo delle nascite come fa? Non fa sesso lei? Oh certo, non vede? Faccio sesso a distanza. Mm-hmm. Sesso tecnologico, sicuro e pulito. Ti sei soddisfacente? Certo, soddisfacente, giovane e moderno. Ingrassare per venire i brufoli e tutto il resto? Ma no, la pillola non fa nulla di tutto questo. Non siamo nella preistoria. Anzi, la pillola è amica della donna e della sua bellezza. In molti casi addirittura migliora la pelle e i capelli.
proprio foto. Ok. Una cosa importante che volevo dirvi è questa: la pillola viene metabolizzata a livello del fegato e quindi tutti i farmaci che vengono metabolizzati a livello del fegato competono con la pillola e quindi ne diminuiscono l'efficacia. Quindi se nel corso dell'assunzione della pillola la donna deve assumere un antibiotico per qualunque motivo, un ascesso al dente piuttosto per una broncopolmonite o quant'altro, bisogna ricordare che diminuisce estremamente l'efficacia e quindi aumenta l'indice di Pearl, tale per cui sono registrate gravidanze, e nella mia vita ne ho viste, anche durante l'assunzione di antibiotici o cortisonici. Questa è una cosa importante che comunque la donna deve sapere. Indesiderate. Usiamo la pillola, no? Ma non avete paura di ingrassare o di sconvolgere il vostro corpicino? Ma dai, la pillola non ha più questi effetti collaterali. È amica delle donne. Permette alla coppia di vivere una serena vita sessuale e di pianificare quando avere un bambino. E poi regolarizza il ciclo. Addirittura allevia o annulla i fastidi legati al ciclo mestruale. Le ragazze di oggi conoscono l'importanza di un anticoncezionale efficace che dia loro libertà e permetta di vivere una vita sessuale responsabile e serena, senza esporre a scelte sgradevoli, come quella della pillola del giorno dopo, o a scelte... Come la pillola del giorno dopo? Allora, la pillola del giorno dopo è una bomba ormonale, rispondo a parecchie domande che ho letto mentre attendevo, una bomba ormonale che viene assunta nell'immediatezza del rapporto sessuale, deve essere assunta entro 72 ore, in quanto l'efficacia è massima nelle prime 24 ore, al di sopra delle 72 ore perde completamente di efficacia. In ogni caso non raggiungerà mai la sicurezza assoluta, non supera infatti il 90% di successo. Ha sicuramente degli effetti collaterali, può essere nausea, vomito, cefalea, alterazioni mestruali, vi dicendo, perché è una bomba ormonale. E dal punto di vista tecnico-scientifico, questa bomba ormonale agisce su tutti i livelli, se vogliamo, del pre e del post concepimento, nel senso che agisce come contraccettivo riducendo la motilità degli spermatozoi, l'alterazione della motilità ciliare, il pick up e quant'altro, ma ovviamente crea anche una situazione sfavorevole qualora sia già avvenuto il concepimento, nel modificare il tessuto endometriale, quindi trasformando quello che abbiamo chiamato il tappeto persiano in un tappeto da cucina. Tutto questo discorso coinvolge la problematica etica che sta dietro alla pillola del giorno dopo, perché se noi la interpretiamo come fase preconcezionale può essere considerato un contraccettivo, se noi lo interpretiamo come qualcosa di post-concezionale, scusate il gioco di parole, è un metodo intercettivo. Non credo che si possa risolvere qua la problematica. Ciascuno di noi medici ha assunto una posizione etica nei confronti della pillola del giorno dopo, perché, ripeto, a seconda che voi lo consideriate preconcezionale o post-concezionale, capite bene qual è la differenza, metodo non abortivo rispetto al metodo abortivo. L'unica cosa che da medico, indipendentemente da quella che può essere la mia posizione etica in merito, nessuno potrà mai stabilire in quella donna, in quel momento, qual è il timing del concepimento. Utilizzo dei contraccettivi ormonali in Italia. Allora, c'è una variabilità che va da regione a regione. Si va da un 31% della Sardegna, che mi ha lasciato anche me così perplessa, a un 7,6% della Basilicata, con una media italiana del 16%. Ok?
Questo in tutta Italia, sono dati del Censis questi. Se noi andiamo poi però a vedere quale che è la percentuale di sicurezza dei vari metodi contraccettivi sul quale avete avuto una carellata, il metodo contraccettivo più assoluto, più sicuro in assoluto è la pillola, che ha una percentuale di sicurezza, di successo quindi del 99,9%, con un indice di Pearl che è inferiore a 0,2. I metodi, diciamo, tipo il coito interrotto stanno 90-82% per le motivazioni che vi ho detto, nessuno vuol dire 45-35%. In Italia queste sono le scelte contraccettive. Il coito interrotto va per la maggiore, associato al condom. La contraccezione ormonale, dove per contraccezione ormonale si intende non solo la pillola con estroprogestinica, ma anche la pillola del giorno dopo, è del 20,9%, quindi una donna su 4, su 5. Quello che un medico, in termini proprio scientifici, ovviamente consiglia alla vostra generazione, con la finalità di evitare una gravidanza indesiderata e problematiche di salute comunque ad essa connesse, è quella che viene chiamata la regola del doppio olandese, nel senso che tutte e due i protagonisti di questa vita sessuale devono comunque acquisire le proprie responsabilità e quindi pensare di provvedere entrambi alla salute di entrambi, e quindi l'utilizzo di un contraccettivo sicuro, e per sicurezza si intende la pillola estroprogestinica, e d'altro canto l'utilizzo contemporaneo, come avete visto nel filmato, del preservativo, che è l'unico che vi permette di in qualche modo preservarvi dalla diffusione delle malattie sessualmente trasmesse. Ciascuno di noi ginecologi fa parte di una società scientifica che per il nostro caso si chiama Società Italiana di Ginecologia Ostetricia, si chiama SIGO. Dal 2005 la SIGO si è impegnata attivamente per la salute della donna, donna intesa in tutta l'età, non solo adolescenziale, ma anche della donna in età feconda e matura. E ha aperto un sito sul quale voi potete comunque accedere, che si chiama www.scegliitu.it, al quale potete collegarvi, nel quale ci sono degli aggiornamenti costanti, ma anche delle consulenze ginecologiche, e che si vale di contributi di tutto il mondo scientifico, dei maggiori esperti italiani e non. Da questo sito è stato tratto questo filmato che vi ho fatto vedere, che potete scaricare per intero da YouTube, che si chiama appunto Non per caso ma per scelta, che è stato fatto da un vignettista molto famoso che si chiama Bruno Bozzetto. Quindi i filmati non sono stati tratti da un sito porno, ma semplicemente da un cartone animato che è stato elaborato da Bruno Bozzetto a scopo educativo. Questo cartoon vuole sfatare alcuni miti che si sono tramandati negli anni, come ad esempio che la pillola fa ingrassare, che fa venire i peli, che fa venire l'acne e vai con Dios. E quello che fondamentalmente invece è il metodo contraccettivo più sicuro in assoluto, soprattutto in un'età come la vostra. Prima di finire volevo darvi delle informazioni importanti per la vostra vita sessuale. La nostra ASL ha distribuito in maniera capillare dei consultori dove voi potete rivolgervi in maniera assolutamente gratuita, in maniera assolutamente spontanea, e che sono un po' dislocati in tutta la ASL. Quindi sono a Vercelli, a Santiago, a Borno Ferraris, a Cigliano, e avete anche una brochure che vi dà anche le modalità di accesso e gli orari. A questi possiamo associare anche un consultorio cattolico che esiste qui a Vercelli, che si chiama Centro di Consultazione Prematrimoniale e Familiare, che si trova in via Dal Pozzo a Vercelli, e dove a seconda di tutti quei fattori che vi ho detto nella mia premessa
potete comunque rivolgervi. In conclusione, credo che dopo 20 anni di professione in questo campo posso fare delle considerazioni. Siete forse una generazione non particolarmente fortunata per il contesto storico, la crisi economica, la crisi dei valori, la crisi di tante cose, ma avete una fortuna rispetto alla mia generazione.